Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Tornati a Non solo Roma per l'ultima parte del nostro spazio. Come annunciato, vi parliamo di un evento che si è tenuto la scorsa settimana in un ambito un po' particolare. Stiamo parlando del 46esimo anniversario delle celebrazioni per l'attentato di Via Fani, una delle pagine più buie e più tristi della nostra storia. Ebbene, si è cercato di ricordare in particolar modo le vittime di quell'attentato davvero sanguinario di quegli anni, che vengono definiti anni di piombo. Stiamo parlando della serata musicale intitolata Musica per la Memoria, che si è tenuta proprio a Roma ed è stata una serata davvero emozionante. Parliamo della seconda edizione e anche in questo caso c'è stato un successo incredibile, davvero un vero e proprio sold out. Non soltanto una serata musicale, ma una serata nella quale ci sono stati i racconti, le testimonianze dei familiari delle vittime, il tutto ispirato ad un libro, Anni Bui. Ci facciamo raccontare com'è andata questa serata, ma anche i progetti futuri, magari si sta già pensando alla terza edizione. Effettivamente ce lo facciamo raccontare dal direttore artistico di Musica per la Memoria, Mario Ciaccio, e dalla voce ufficiale che ha raccontato proprio questa serata, Alessandra Trombetti. Buongiorno. 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 Bene, ringrazio entrambi i miei ospiti per essere qui in nostra compagnia. Mario, io inizierei proprio con te, mi permetto di darti del tu. Ovviamente non chiedo com'è andata questa serata, perché abbiamo visto tantissimi video che hanno testimoniato che è andata molto bene. Sì, siamo molto soddisfatti del risultato, di un risultato che è il frutto di un grandissimo lavoro, di una numerosa squadra, di una grande squadra. E voglio sottolineare in primis subito che sono tutti grandi professionisti che hanno offerto la loro partecipazione in maniera gratuita. Invece io voglio sottolineare che è andata bene non tanto per la grande risposta che abbiamo avuto dal pubblico e dai nostri invitati. Pensate che siamo quasi stati costretti a non fare pubblicità, perché le adesioni hanno superato la capienza che c'era permessa nell'acquario romano ben prima di aver di pubblicizzare sui social e sui mezzi diciamo di informazione l'evento. È stato un successo soprattutto, lo voglio sottolineare, per la grande adesione che abbiamo avuto dalle famiglie delle vittime. Considerate che questa è la seconda edizione, nella prima edizione avevamo avuto una presenza di circa 10 familiari delle vittime, quest'anno ne abbiamo avute 40 e si sono mosse da tutta Italia, Sardegna, Pordenone, Nord Italia, Sud Italia, e questo è il motivo più grosso della grande felicità che abbiamo in questo momento per la riuscita di questo evento. E in breve, che cos'è Musica per la Memoria? Musica per la Memoria è un progetto che nasce qualche anno fa da una telefonata con il nostro presidente, in cui riflettevamo sul fatto di poter comunicare il ricordo di queste persone, e sottolineo persone, che hanno delle famiglie, che hanno un vissuto importante, in un modo nuovo. E allora è nato questo nubbio dai miei skill, che sono in particolar modo la musica, la conoscenza della musica, abbiamo cominciato a cercare delle fonti, abbiamo trovato queste fonti in un bellissimo libro di Salvatore Lordi, che si intitola Anni Bui, che racconta proprio il vissuto familiare di questi colleghi. E quindi ed è da lì che è nata Musica per la Memoria. E l'unione delle storie delle famiglie, a cui abbiamo deciso di chiedere anche quale fosse la canzone che era il leitmotiv di ognuno di loro. Ecco in breve che cos'è Musica per la Memoria: è un ricordo tramite la musica, la storia familiare. E quest'anno abbiamo dedicato questa seconda edizione al tema della luce, quindi abbiamo inserito delle coreografie fatte da 8 fantastiche ballerine, coordinate da una grandissima coreografa, che rappresentavano un po' le anime di questi nostri colleghi, che si univano poi all'interno dello spettacolo ogni volta che c'era il ricordo tramite la canzone, andavano dalle loro famiglie a portare questo ramoscello d'olivo in segno di riunione con loro. Volevo anche spendere due parole con Alessandra. Tu sei la voce narrante, no, di Musica per la Memoria. Anche questo, devo dire, è un compito forse tra i più ardui, no? Perché raccontare quelle storie non deve essere facile.
No, è stato sicuramente un privilegio e non è stato facile perché ho provato un grandissimo senso del pudore nell'entrare nell'anima, nell'intimità della vita di questi uomini e di queste donne, soprattutto madri, mogli, figlie, sorelle, che hanno raccontato all'autore del libro Anni Bui, hanno aperto il loro cuore, hanno raccontato momenti di un'intimità tale che effettivamente insomma mi ha procurato una grandissima emozione, emozione che è arrivata sicuramente a tutto il pubblico presente. La cosa più bella è che oltre che appunto essere stata madre, figlia, moglie di questi uomini, purtroppo ci siamo trovati in occasione della celebrazione della loro morte, ma in realtà è stato un fortissimo inno alla vita, perché queste persone sono rimaste nella vita dei loro cari, vive nel ricordo, vive nelle emozioni e soprattutto vive nell'amore che queste persone oggi provano tanto come allora. È stato veramente un grandissimo privilegio. La cosa che mi ha più emozionato, sia in questa edizione che in quella precedente, è stato il fatto che i familiari, le mogli, sono venute ad abbracciarmi. Ho provato quasi un senso di, sì, come dicevo prima, di pudore, anche una lieve vergogna per il fatto che parlavo delle loro vicende private, delle loro cose più intime. Ebbene, loro poi sono venuta ad abbracciarmi ringraziandomi perché avevo reso bene i loro sentimenti e questo è stato sicuramente qualcosa di unico. Alessandra, ecco, una domanda un pochino personale. Io capisco che questa è una delle pagine forse più buie della nostra storia, no? Una delle più drammatiche. Tra tutte le storie che tu hai raccontato, quella che ti è rimasta più impressa, quella che ti ha colpito di più, ecco. È una Ma domanda sinceramente, difficile. sì, è una domanda difficile perché, ripeto, io sono stata moglie, madre, figlia di questi uomini e quindi posso dire che non ce n'è una in particolare, farei un No, torto e certo. sarei una bugiarda. È stata un'emozione grandissima e lo è ogni volta, proprio perché queste persone sono ancora tra di noi. Alcuni non hanno nemmeno avuto la possibilità di veder nascere i loro figli. Eppure, anche per questi figli, che non hanno mai visto il padre è presente e questa è una cosa meravigliosa. Certo, davvero, davvero delle bellissime parole. Ecco. Allora, mi sembra di aver capito che abbiamo risolto il problema con l'audio del video di Francesca Marafioti che si è occupata delle coreografie di musica per la memoria. Lo mandiamo ora. Francesca Marafioti, coreografa e coordinatrice delle 8 danzatrici che hanno preso parte alla serata in onore delle vittime del terrorismo. E appena mi hanno fatto la proposta di partecipare a questa serata, non abbiamo avuto dubbi nel partecipare perché crediamo che sia stato fondamentale ed è tuttora e sarà in futuro fondamentale rivivere questi pezzi di storia che sono importanti per non dimenticare quello che è accaduto in passato e che speriamo non accada più e che sono sempre valori importanti per la crescita umana e professionale di un'artista e dei ragazzi che sono in fase di crescita. Quindi onorata di aver preso parte a questo momento di storia e di arte. Grazie. Parole anche quelle di Francesca. Bene, che dire ai miei ospiti? Complimenti ovviamente per questo bellissimo evento. Immagino che starete già pensando alla terza edizione, è un po' presto, però insomma, immagino che l'organizzazione dietro sia molto lunga. Grazie ovviamente per averci fatto rivivere i momenti, ecco, diciamo più salienti di questo bellissimo evento. Tra l'altro, io so che ci sono tantissime immagini e video anche insomma, sul web, qualora i nostri telespettatori si fossero incuriositi e volessero andare a vedere come si è svolta la serata. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie. A presto. Bene, Buona anche per serata. oggi la puntata di Non solo Roma volge al termine. Abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, ma torniamo domani per l'ultima puntata della settimana, ovviamente sempre in compagnia delle nostre notizie, dei nostri approfondimenti e dei nostri ospiti. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia e per averci scelto anche oggi. Grazie e buona giornata.
Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani.